Ragazze, buonasera, come state? Allora, devo dire, mi aggiusto, che sono reduce da questo trucco, quindi vi ho girato un Get Ready With Me con una tecnica un po' innovativa di trucco. Sono comica, sembra che mi sto guardando allo specchio e mi aggiusto. E quindi che cosa succede? Che quando io faccio un Get Ready With Me, nel frattempo, visto che sono già pronta, vestita, quindi se mi vedete vestita uguale è per questo motivo, perché ho appena finito di girare un Get Ready With Me. Tra l'altro, quando faccio i Get Ready With Me, mi diverto pure a fare il reel, perché che succede? Che mi faccio 5 secondi di video quando sono ancora struccata. E poi appunto quando sono truccata faccio gli altri 10 secondi e quindi per me è un divertimento. Anzi, seguitemi su Instagram, sono Leto1960, in modo che vedete anche questi reel che devo dire piacciono perché hanno un sacco di visualizzazioni, un sacco di riproduzioni. Ok, allora il video di oggi riguarda il mio lavoro passato di cui vi ho parlato nel video Ask, ossia appunto il lavoro che ho fatto in una televisione privata di Palermo. L'altra volta una ragazza mi aveva chiesto appunto che voleva che io parlassi di queste interviste. Forse lei le voleva vedere, però io le ho spiegato che sono impossibilitata in quanto appunto sono racchiuse in una cassetta, sono racchiuse in un CD, io non c'ho più il lettore, però naturalmente sono conservate. Adesso non so dove potrei riversarle perché dalla cassetta che andava nel videoregistratore le ho riversate appunto su un DVD, però non ho più il lettore. Ok, comunque allora cominciamo. Allora, e vi devo dire anche che questo è un doppione, perché l'altra volta l'ho girato, lo stavo girando, e nel frattempo che parlavo, speriamo che non succeda ora, mi si è scaricato, si è esaurito come dire, lo spazio e quindi il video è andato perduto. Lo rifacciamo. Allora, ragazze, cominciamo con la mia prima intervista che ho fatto, che è stata al presidente del Palermo per antonomasia. Il presidente del Palermo, quindi Renzo Barbera. Ancora oggi lo stadio è intitolato a lui. E allora io andai nella sua villa a Palermo, Villa Barbera, appunto, che tra l'altro è dalle parti appunto di dove abito io. Lo andai a intervistare a casa sua. È una persona di una classe, ragazze, una persona anziana, ma di una classe veramente che non ci sono parole. La cosa che mi colpì, intanto lui mi regalò delle fotografie, me le fece scegliere, ma la cosa che mi colpì fu che dopo un paio di giorni mi fece recapitare direttamente nella televisione privata un biglietto suo di ringraziamento nei miei confronti. Quindi figuratevi, lui ringraziava me. Quindi mi fece recapitare questo biglietto con i ringraziamenti e con un regalo, mi regalò una sveglia da comodino in argento. Quindi figuratevi la classe di quest'uomo che praticamente concede l'intervista a una pinco pallina di una piccola TV privata di Palermo. E poi lui mi ringrazia e mi manda questo omaggio in televisione. Quindi, diciamo, mi è rimasto questo ricordo. Poi questo signore, forse dopo una decina d'anni, è morto e poi, poveretto, morì anche il figlio dopo qualche annetto, Ferruccio Barbera, un altro personaggio molto in vista a Palermo. Ragazze, interrompo un attimo e svuoto il telefono perché non vorrei che accadesse la stessa cosa. Un attimo. Ragazze, allora eravamo rimaste a Renzo Barbera. A Renzo Barbera, ragazze, sapete che io sento caldo? A Renzo Barbera con questo suo omaggio bellissimo ed è stato appunto il primo che ho intervistato. Naturalmente ero emozionata, era il mio primo lavoro. Subito dopo, aprite bene le orecchie, sapete chi mi è capitato di intervistare? Il pippone nazionale Pippo Baudo. Perché Pippo Baudo? Ho saputo che era venuto a Palermo perché
C'era una cena di beneficenza appunto dove lui presenziava, era una cena all'Hotel Palace di Palermo, ragazzi scusate, io mi tipo Mara Venier. Quindi lui era all'Hotel Palace, stava presenziando a questa cena di beneficenza, io seppi appunto che lui era a Palermo, presi la palla al balzo e gli chiesi un'intervista. Come gliel'ho chiesta quest'intervista? Mi sono recata intorno alle 20 con il mio operatore cameraman all'Hotel Palace e per citofono, appunto, gli chiesi, ero appunto nella portineria dell'albergo, gli chiesi se, lo potevo intervistare. Lui mi disse: va bene, ora scendo. Dopo circa 10 minuti, un quarto d'ora, si apre l'ascensore e vedo uscire una specie di fuscello, una persona altissima e magrissima, un fuscello. Difatti io ho questo ricordo di Pippo Baudo, naturalmente ora non è più così perché sono passati 30 anni, appunto si è ingrassato. Ma vi devo dire, ecco, ai tempi aveva intorno ai 50 anni, ora è sull'ottantina, quindi 30 anni fa. Vedo uscire quest'uomo così alto, così magro, che mi viene incontro molto sorridente, molto gentleman. E io appunto gli chiedo quando potevamo fare l'intervista e lui mi disse: ma quando vuole lei? E quindi ci siamo accomodati su un divano e io cominciai la mia intervista. Nel frattempo che io appunto gli facevo le domande, vedevo intorno a me una miriade di persone appunto che stavano guardando me e Pippo Baudo. E naturalmente un pochino mi sentivo un po' così. E fu il periodo, se vi ricordate, in cui a Pippo Baudo, durante un programma in diretta che lui faceva a Rai 1, uno dei suoi programmi tutti belli, devo dire uno più bello dell'altro, tra l'altro i miei Sanremo preferiti sono stati quelli condotti da lui. Appunto, vi stavo dicendo che era il periodo in cui a lui avevano tirato una torta in faccia mentre stava duettando con Franco Franchi e Renato Zero accanto. Gli arrivò sta torta in faccia. Non era una cosa preparata, era una cosa appunto che era una specie di vendetta che partiva da una ragazza che aveva avuto con lui un problema, lui non l'aveva scelta per partecipare alla serata a un suo programma e quindi lei si vendicò così con questa torta in faccia. E io gli chiesi durante appunto l'intervista: il sapore di quella torta in faccia lo senti ancora? E lui mi disse: no, ma tanto a me i dolci piacciono, quindi è stato piacevole, le ripeto, perché tanto a me i dolci piacciono. Comunque, niente, appunto, è stata una bella intervista. Lui si è concesso tranquillamente, non mi ha chiesto per quale televisione, appunto, stessi lavorando, assolutamente no. E devo dire che conservo un bellissimo ricordo di Pippo Baudo perché è stato davvero molto carino, molto gentile e molto disponibile. Quindi, dopo Renzo Barbera, dopo Pippo Baudo, le mie prime interviste poi furono, diciamo, queste sono le prime interviste che io ho fatto. Le mie prime interviste poi continuarono con Michele Placido, ragazze, e Damiano Damiani, perché? Nel periodo in cui io appunto lavoravo in questa televisione privata, lavoravo anche come comparsa nei film per il cinema, appunto, o per la televisione. Quando venivano a Palermo delle produzioni, molto spesso io venivo chiamata io, veniva chiamato anche mio marito e facevamo delle piccole apparizioni, delle comparsate, appunto, come si dice. E io, appunto, siccome stavo partecipando come comparsa a questo film di Damiano Damiani con Michele Placido protagonista, naturalmente, mentre ero là a fare la comparsa, gli chiesi l'intervista. Ragazzi, intanto vi dico che in quel periodo Michele Placido era di una bellezza veramente da fare girare la testa. Quando io lo vidi che arrivò, appunto per girare questa scena, lui aveva una pistola in mano e la puntava a uno, ragazze, di una bellezza, anzitutto alto, poi un fisico possente, proprio bello,
ben piantato, ben impostato, una bella faccia. E a quei tempi aveva i capelli sul biondiccio, ragazze, veramente, veramente bello. E ho fatto anche delle foto con lui, non, come dire, non mi sono lasciata scappare questa opportunità di fare anche delle foto. E niente, lo intervistai, pure lui molto carino, seduto a me. E poi intervistai anche il grandissimo Damiano Damiani, grandissimo regista, appunto sapete tutti i film che lui ha fatto, che ha girato a Palermo. Quindi queste sono state appunto le prime interviste che io ho fatto. Quindi Renzo Barbera, Pippo Baudo. E poi appunto Michele Placido e Damiano Damiani le feci insieme perché appunto girate fatte lo stesso giorno. Poi che cosa ho fatto? Siccome appunto io ero in cerca sempre di VIP, di attori, sapete che cosa ho fatto? Me ne sono andata nei teatri di Palermo, al Teatro Dante e al Teatro Al Massimo, non Teatro Massimo, Teatro Al Massimo, dove facevano delle commedie. E devo dire che beccai quell'anno un'annata particolarmente ricca, perché poi intervistai appunto andando in questi teatri, intervistai Fabio Testi e Paola Quattrini, intervistai Andy Luotto e Mario Marenco, intervistai la premiata ditta, intervistai Marina Suma, insomma un sacco, Gioele Dix, un sacco di attori. Però chiudiamo qua questa prima parte, appunto che del racconto delle mie interviste, perché già vi ho parlato appunto di quattro personaggi. Che dirvi poi? Niente, quindi ci sarà poi una seconda parte in cui vi parlerò di altri personaggi. Però facciamo una cosa, chiudiamo con un piccolo pettegolezzo. Intervistai io anche Gabriele Lavia. Gabriele Lavia, lo sapete, è quello, il protagonista di Profondo Rosso, poi regista teatrale, attore di teatro, che per tanti anni è stato legato sentimentalmente a Monica Guerritore. E qua c'è un pettegolezzo, perché io andai appunto in teatro a chiedere l'intervista, Gabriele Lavia mi disse subito sì, invece Monica Guerritore mi disse no. Mi disse no, però era anche un po' arrabbiata e mi ricordo che poi seppi che erano in combutta tutti e due, quindi Gabriele Lavi e Monica Guerritore erano praticamente, raga, erano litigati e quindi lei era sempre incavolata, quindi figurate, erano litigati, però erano insieme, dovevano appunto fare le repliche in teatro di questa commedia, che era una commedia drammatica, credo, non era una commedia così da ridere. E quindi questo è un pettegolezzo che ricordo che loro erano litigati e lei non me la volle concedere. Però, ragazze, voglio dire, ci sono stati dei no. Un altro no, per esempio, che ho ricevuto, e questa se mi riusciva, Paola Borboni. Paola Borboni era a teatro, al Teatro Al Dante, adesso io non ricordo davvero con quale commedia, ma vi immaginate un mostro sacro come Paola Borboni? E naturalmente non me lo disse lei che non voleva fare l'intervista, me lo fece dire dall'addetto stampa, però diciamo un po' la giustifico perché ai tempi era già forse ultra novantenne, quindi diciamo la giustifico. Però nonostante tutto, nonostante il suo no, io cercai di intrufolarmi in teatro ed ero quasi arrivata, perché ho detto se arrivo magari e la vedo, chi lo sa. E invece poi appunto fui beccata appunto dal suo addetto stampa che mi disse no, no, la signora. Però nel frattempo incrociai, e c'era appunto lui in questa commedia, incrociai quello del duo Rick e Gian, incrociai il biondo, forse Gian, che adesso poveretto non c'è più neanche lui, ma questo Gian fu molto, come dire, fu una persona insomma che mi guardò molto e che era anche abbastanza compiaciuto di vedermi, insomma diciamo che aveva avuto l'occhio lungo nei miei confronti. E sto pensando ora che è stata in effetti è stata un'occasione persa, perché potevo chiedere l'intervista pure a lui e sicuramente me l'avrebbe concessa.
Ok, ragazzi, allora mi avete fatto tornare un pochino indietro con questi racconti, però sono molto piacevoli, mi piacciono. Siccome i personaggi sono tanti, magari alterno, magari la prossima volta faccio un altro tipo di video e ogni tanto vi inseriscono di questi e vi racconto qualche cosa del mondo dei VIP. Ok, ragazze? Va bene, allora ragazze, vi saluto, vi do un bacio, mi raccomando sempre l'iscrizione se non siete iscritte. Un grazie alle nuove iscritte, un bacio alle fedelissime e il pollice in su per me. Un bacio.